Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vedremo di affrontare il calcolo del pH di una soluzione diluitissima. Che cosa vuol dire diluitissima? Vuol dire che abbiamo a che fare con delle soluzioni che hanno una concentrazione molare minore di 1,0 per 10 alla meno 6. Quindi quando abbiamo a che fare con queste soluzioni diluitissime, non possiamo in alcun modo trascurare la concentrazione degli ioni H+ rilasciati dall'acqua. È evidente che questo tipo di risoluzione è una risoluzione più rigorosa. Noi abbiamo sempre considerato, nell'andare a determinare il pH delle soluzioni, di poter trascurare il contributo degli ioni H+ rilasciati dall'acqua. Vediamo come procediamo nella determinazione. Il tutto parte sempre dal prodotto ionico dell'acqua. Il prodotto ionico dell'acqua sappiamo che è uguale alla concentrazione molare degli ioni H+ per la concentrazione molare degli ioni OH-, e che questo valore è pari a 1,0 per 10 alla meno 14. Abbiamo detto in una lezione che la variazione degli ioni H+ oppure OH- in soluzione non può avvenire indipendentemente uno dall'altro, ma devono sempre soddisfare questa relazione. Ok, vediamo adesso di comprendere il significato di questa relazione che vi ho riportato. Innanzitutto diciamo che in soluzione acquosa avremo la liberazione degli ioni H+ rilasciati dall'acido più gli ioni H+ rilasciati dall'acqua, ma sappiamo anche che la concentrazione degli ioni H+ rilasciati dall'acqua e quindi è uguale alla concentrazione degli ioni OH-. Per cui come andremo a trattare questi H+? Nel seguente modo. Quindi KV è uguale, quindi cancelliamo questo, a che cosa? Alla concentrazione analitica dell'acido più, abbiamo detto che le concentrazioni sono uguali, più la concentrazione di OH-. In questo caso la reazione del prodotto ionico dell'acqua si sposta e abbiamo una retrocessione della reazione proprio perché il valore di 1,0 per 10 alla meno 14 deve rimanere costante per OH-. Quindi in questo caso è quindi uguale chiaramente a 1,0 per 10 alla meno 14. Questa relazione ci permette di conoscere che cosa? Gli ioni OH-. E quindi andando ad applicare la formula che la concentrazione degli ioni H+ è uguale a KV fratto la concentrazione degli ioni OH-, possiamo risalire alla concentrazione totale in questo caso e quindi applichiamo poi alla fine il meno logaritmo della concentrazione degli ioni H+. Se invece ci troviamo di fronte a una base, come andremo a regolarci? Nel seguente modo, quindi che KV è uguale alla concentrazione analitica della base più H+ per H+ uguale sempre a 1,0 per 10 alla meno 14. In questo caso ci possiamo calcolare la concentrazione degli ioni OH-, che è uguale sempre a KV fratto la concentrazione degli ioni H+. Ci calcoliamo il pOH, in questo caso, che è uguale a meno logaritmo della concentrazione degli ioni OH-, e poi il pH è uguale a 14 meno il pOH, e quindi in questo modo andiamo a risolvere. Facciamo adesso un esercizio esplicativo. Ci dice l'esercizio di calcolare il pH di una soluzione di HCl, quindi un acido forte, avente concentrazione 1,0 per 10 alla meno 7 molare. Se dovessi calcolare così tout court il pH, scriverei: ok, va bene, a questo punto scriviamo che il pH
è uguale al meno logaritmo di 10 alla meno 7, quindi pH uguale a 7, invece a 7, quindi invece in questo caso non è corretta la formulazione. Quindi applichiamo che cosa? La nostra famosa relazione. Quindi scriveremo che KV è uguale alla concentrazione analitica dell'acido, quindi 1,0 per 10 alla meno 7 più OH meno, tutto moltiplicato per OH meno, uguale a 1,0 per 10 alla meno 14. Quindi in questo caso che cosa avremo? Avremo che OH al quadrato è più 1,07, 1,0 per 10 alla meno 7 OH meno 1,0 per 10 alla meno 14. Qui abbiamo un'equazione di secondo grado e otteniamo due radici. La prima, x con 1, è pari, io ho già fatto il calcolo, a 6,18 per 10 alla meno 8. X con 2 è uguale a meno 1,61 per 10 alla meno 7. Chiaramente io vado a escludere questa radice e mi vado a calcolare il mio H+. Quindi H+ è uguale a che cosa? A 1,0 per 10 alla meno 14 fratto, in questo caso 6,18 per 10 alla meno 8, in questo caso, e il valore che ne viene fuori è 1,61 per 10 alla meno 7. Andando a calcolare il pH, che è uguale a meno logaritmo di 1,61 per 10 alla meno 7, il pH sarà pari a 6,79. Quindi vedete che il valore del pH non è 7, così come abbiamo calcolato in maniera rapida, ma per essere rigorosi il valore è 6,79. Chiaramente questo esercizio è indicato per gli studenti universitari, in quanto nelle scuole superiori non affrontiamo questi discorsi. Ok, spero di essere stato chiaro. Un saluto. Iscrivetevi al mio canale e se vi è piaciuta la lezione schiacciate un like.